Buonasera a tutte, sono le 20:18 e sto girando questo video prima che tramonti il sole e che quindi la luce vada via e non riesca a far vedere più nulla. E la prima cosa che voglio dirvi è che indosso sulle labbra la matita Long Lasting Lip Liner di Wycon e la colorazione Ruby 01. Avevo fatto un video haul di acquisti fatti da Wycon e ho detto che avrei provato la matita nel prossimo video e così ho fatto. Sono molto soddisfatta, mi piace, si asciuga subito e vi farò sapere poi l'effetto colore, quanto tempo dura nell'arco della giornata. Comunque, bando alle ciance, questo video è dedicato ai prodotti terminati del mese di giugno. Non sono tantissimi, è un cestino e volevo parlarvene un pochino alla volta. Quindi pesco random nel sacchettino e vi racconto che cosa ho provato, come mi sono trovata, eccetera, eccetera. Allora, il primo prodotto che vi mostro sono queste salviettine della Quando è la linea che si trova all'acqua e sapone. Contengono aloe vera e sono dermatologicamente testate, 56 pezzi, pH fisiologico. Mi sono trovata abbastanza bene, sono economiche, costano solamente 99 centesimi, sono zigrinate da una parte in modo che rimuovano bene, diciamo, il trucco, comunque lo sporco, eccetera. Il profumo non è un granché e questa apertura nemmeno. Diciamo che profumazione e tipologia di apertura non sono un granché, perché la profumazione non so descriverla, però non è piacevole, è un po' nauseabonda. Mentre questo tipo di apertura fa sì che l'ultima salvietta che resti sempre un pochino secca. Preferisco quelle che hanno proprio una chiusura che fa clic clac. Poi ho terminato questa candela, eccola qui. Questa candela mi era stata mandata dall'azienda La Fiorentina insieme a degli altri prodotti. Questa candela a melograno e neroli e mi è piaciuta veramente tanto. Lasciava tanto profumo nell'ambiente. Io l'ho usata sia in camera che in sala da pranzo e lasciava veramente tanto tanto profumo. Mi è piaciuta tanto. Direi anche più profumo rispetto a una Yankee Candle. Proprio mi ha molto molto soddisfatto. Poi ho finito questa crema contro gli ersetismi della cellulite della Uffidra. Eccola qua. Si chiama Body Slim Crema Rassodante e erano 200 ml di prodotto, mi è durata abbastanza e non ho visto enormi risultati, però devo dire che con un uso costante la pelle delle gambe e delle cosce del sedere sembrava già un pochino più tonica, un po' più idratata, eccetera. Non mi ha fatto andare via la cellulite, ce l'ho ancora, però diciamo che mi ha abbastanza aiutato e sono soddisfatta. La profumazione era molto buona, molto piacevole, era proprio tipo pomata, molto corposa, richiedeva un gran massaggio prima di penetrarmi la pelle e secondo me questa cosa dava comunque l'idea che la crema funzionasse, cioè se stai tanto a massaggiare la crema penetra bene e quindi dà i suoi risultati, quindi sono stata molto contenta. L'avevo comprata in offerta in un'erboristeria in centro a Padova con il 50% di sconto, l'avevo pagata sui 13,50 € circa e aveva il 50% di sconto. Mi è piaciuta e se dovessi ritrovarla la comprerei anche a prezzo pieno. Poi, per quanto riguarda il corpo, ho finito questo bagno doccia Dermobagno Ecobiologico Omia Laboratoire all'aloe vera 400 ml. L'ho usato per tutta la famiglia, ci siamo trovati bene. Faceva abbastanza schiuma, lavava bene, aveva una profumazione molto delicata.
Non ha dato problemi di allergie a nessuno, specialmente al mio bambino più piccolo che è allergico al nickel, per il quale uso esclusivamente prodotti biologici e senza nickel. E quindi l'ho comprato per lui, però devo dire che l'abbiamo usato tutti e ci siamo trovati bene, quindi anche questo mi è piaciuto. E sempre, vediamo se trovo, sempre della stessa linea, così rimaniamo un attimo in tema, ho finito anche lo shampoo. Anche lo shampoo l'ho usato per tutti, sia per me che per i bambini. E lo shampoo mi ha meno soddisfatto. Allora, per quanto riguarda i bambini, nessun problema. Sono due maschietti, hanno i capelli corti, ne basta poco e va bene. Per quanto riguarda me, lavava bene, ma lasciava un pochino i capelli stopposi. Quindi era necessario usare immediatamente un balsamo o una crema. Quindi da solo lascia, almeno a me che non ho i capelli lunghi, però sicuramente più lunghi rispetto ai miei bambini, lasciava i capelli tanto tanto secchi. Quindi sì, viene tanto decantato sul web questo shampoo, però a me non è che sia piaciuto veramente tantissimo. Ne ho provati di migliori e anche più economici. Poi ho finito questo colluttorio della Listerine Fresh Citrus. Allora, non si vede, ma questo colluttorio era di colore arancione, lo stesso arancione che potete vedere qui nell'etichetta. Allora, di solito io adoro i colluttori della Listerine perché hanno un bel sapore intenso, ti danno proprio la sensazione di bocca fresca, pulita, igienizzata. Questo sembrava un'aranciata. Il sapore sembrava di bere uno spritz frizzante al gusto di arancia e menta. È un sapore che una persona non si aspetta di trovare su un colluttorio. L'ho finito, ma non è un sapore che gradisco per il colluttorio. Sembrava di bere lo spritz, l'aperitivo frizzante alla menta. No. Magari a qualcuno può piacere, però a me no, non per quanto riguarda datemi uno spritz, ma non datemi un colluttorio allo spritz. Poi, dell'antica erboristeria, ho finito questo shampoo multifrutta per capelli normali, con estratti di frutta, provitamina B e proteina intensiva. Questo ce l'avevo nella borsa della palestra e quindi mi ha durato un sacco perché diciamo scaglionato nel tempo, è buono shampoo, niente di che, ha un buon sapore proprio di frutta e lava bene i capelli, li lascia comunque morbidi e sì, non è male, ecco, ha un prezzo di 99 centesimi circa e non mi ha dispiaciuto, quindi sì, può darsi che lo ricompri, insomma non lo metterò al top, però comunque è un colore, scusate, è uno shampoo che mi è piaciuto. Allora, altre salviettine sono queste della Toujours, ho comprato al Lidl, sono senza coloranti, senza alcol, senza profumo, eccetera, 80, come quelle altre hanno il difetto di questa apertura-chiusura che, come vedete, resta dopo un passo in polvere, resta aperta e la prima salvietta che ci si propone è sempre mezza secca. La profumazione è migliore rispetto a quelle di prima, però cioè dice che non c'è l'alcol, però secondo me ha un retrogusto alcolico, ce l'ha sempre. Boh, comunque insomma io non ho bambini neonati e quindi cioè, la uso per pulire le mani, per togliere i residui di trucco, eccetera, per cui va bene lo stesso, però secondo me chi ha un bambino piccolino che gli deve pulire il sederino, ma non so, non mi fiderei tanto, ecco. Poi ho finito questi integratori della Vega Vero, un'azienda che vende i suoi prodotti su Amazon. Questa era vitamina B, complesso vitaminico del gruppo B, praticamente. Erano 120 compresse e sono durate parecchio. Qui c'è scritto di prendere 2
due compresse al giorno. Io, diciamo, il primo periodo ne ho iniziato due perché ho avuto un inverno abbastanza pesante in cui comunque avevo bisogno di prendere vitamine. Poi, con l'arrivo della bella stagione e il mio periodo un po' pesante era passato, avevo ridotto a una compressa al giorno. E mi sono trovata bene. L'unica particolarità, che non so se può essere segnalata, è che mi faceva fare la pipì giallissima. E quindi non lo so, questa cosa l'ho notata subito. Per il resto, comunque, hanno dato degli ottimi risultati, cioè mi sono sentita molto meglio, specialmente nel primo periodo quando ho iniziato a prenderle. Quindi sono stata molto molto contenta di queste, sì, di queste. Puzzano un po' e come vedete all'interno della cosa è giallo. Quindi queste pastiglie erano gialline, si vede che avevano un colorante, qualcosa all'interno e mi facevano fare anche la pipì gialla. Vabbè. Poi, dentifricio. Abbiamo finito questo dentifricio della pasta del capitano. In realtà lo usiamo solamente io e il mio bambino grande. Pasta del capitano, prevenzione dentifricio antitartaro con polifosfati ideali per fumatori. Io se fumo 3 sigarette a settimana è tanto, però comunque non mi ritengo una fumatrice, non l'ho comprato per questo motivo. Era in un cestone al supermercato a 3x2 e ne ho presi su un po'. Mi pareva che fosse 100 ml, sì, anche un pochino più grande rispetto ai formati normali. Infatti, 100 ml di prodotto ci è durato parecchio, anche perché, come vi dicevo, lo usiamo solo io e il bambino grande. E il bambino più piccolo usa ancora un dentifricio specifico per bambini piccoli, con quei gusti tipo multifrutti che io e Dario non riusciamo a sopportare. Comunque, sì, un dentifricio come molti altri, l'unica particolarità è che è specifico per fumatori, quindi se qualcuno può interessare, sappiate che esiste questo tipo di dentifricio e che è un pochino più grande rispetto agli altri formati. Questo infatti è 100 ml di prodotto. Poi abbiamo finito questi bastoncini cotonati della Quando È, sempre la linea che si trova al Tigotà. Sono 100 bastoncini. Mi sono trovata abbastanza bene, nel senso che diciamo, li uso un po' per la pulizia delle orecchie mie e dei bambini, anche se so che non si deve fare, però insomma a volte li si utilizza in questo modo, e per sistemare magari qualche errore di trucco. Non si sfaldano. Quindi questa, diciamo, è la caratteristica principale, secondo me, che deve avere un bastoncino. E poi, e niente, sono durati parecchio, insomma, 100 ci sono durati tanto, pagati pochissimo e comprati al Tigotà. Qua c'è un po' di campioncini, vediamo. Allora, questo della Verde Oasi, gel attivo anticellulite con peperoncino rosso e caffeina. Allora, teoricamente, allora io ho ricevuto dall'azienda tantissimi di questi campioncini, questo era l'ultimo di una lunga serie. Mi sono trovata bene, mi aspettavo un effetto freddo, perché avendo il peperoncino e la caffeina, mi aspettavo un pochino l'effetto freddo, che però solo in alcune zone della gamba, tipo l'interno coscia, che è più delicato, si percepiva, ma nella zona in cui c'è bisogno comunque dell'azione anticellulite della crema, questo effetto non si percepiva. Allora, non so dire l'effetto di questa crema, perché un campioncino da 10 ml come questo non è che può essere molto esplicativo dei risultati. Però sarebbe interessante poter provare il prodotto in full size per vedere i risultati, gli effetti, che secondo me potrebbero anche essere buoni. Comunque, insomma, non ha questo effetto freddo, però fa il suo lavoro, insomma, non mi è dispiaciuto. Mi piacerebbe poterlo provare in full size, non è detto che non lo acquisti. Poi, un prodotto di make up, che è questo
Luxurious Lashes Extra Volume Brush Mascara della Kiko. Vediamo. 6 mesi di Pao. Questo è lo scovolino. Ce n'è ancora un po', però è tanto tanto secco. Allora, mi sono trovata molto bene. L'ho preso da Kiko un po' per scommessa, me ne serviva uno, la commessa mi ha consigliato questo prodotto e mi sono trovata bene e vi dirò di più, mi sono trovata talmente bene che ne sto già usando uno uguale identico. Sono stata veramente contenta, fa le belle, anche adesso, non so se si vede, fa le ciglia ben pettinate e ben larghe, le colora, non lascia grumi, non lascia residui di prodotto anche quando è nuovo e l'ho usato tanto, l'ho usato sempre, mettendo solo il rimmel e mi è durato parecchio. Ne ho già comprato un altro, sono tanto contenta veramente e quindi ve lo consiglio. Se non sapete che mascara comprare, non volete spendere tanto, ne volete provare uno, vi consiglio questo. Proprio sono stata proprio soddisfatta, questo della Kiko. Vediamo se si vede. Ecco qua. Poi un po' di campioncini. Allora, della Roche-Posay, questo Chica Blast Bomb B5. Allora, c'è scritto in inglese e francese, non so esattamente cosa fosse. Certo è che è una crema come tante, non mi ha lasciato nessuna sensazione particolare della quale valga la pena parlarne, quindi una crema come un'altra, niente di che. Altri campioncini che ho provato, questa idratante corpo all'olio extravergine di oliva e miele della Fontanara. Fontanara è un'azienda con la quale avevo collaborato nel 2016, ancora in aprile 2016, che mi aveva mandato olio da provare. Questa azienda, oltre all'olio d'oliva extravergine, fa anche cosmetica a base di olio d'oliva e mi aveva inviato alcuni campioncini. Questo è uno di quelli, mi sono trovata bene, ha una buona profumazione che non c'entra niente con l'olio, idrata bene e vale la pena provarlo, insomma, ecco, un prodotto interessante. Poi della Sien questa maschera con aloe vera e olio di jojoba. Viene venduta in 2 pezzi, infatti qua vedete che c'è il taglio, quindi ho anche l'altra parte, in 2 monodosi, però di questa monodose l'ho usata in 2-3 volte. Mi sono trovata bene, è molto corposa, molto idratante, è profumata, si stende bene, fa proprio una bella mousse sul viso, e mi è piaciuto l'effetto e non vedo l'ora di fare anche l'altra parte, insomma. Mi è piaciuta e ha un costo irrisorio di 1,99 € per i 2 pezzettini. Poi, dischetti struccanti della Nature Essence, che è una linea che si trova al Prix, sono 120 dischetti, hanno il doppio lato, un lato rigato e un lato liscio per rimuovere meglio il trucco. Costano poco, sono 100% in cotone, non si sfaldano, non fanno i pelucchi e mi trovo bene, costano poco e ecco. Ultimo prodotto, sì, è questo campioncino di bagno schiuma, di bagno doccia che ho trovato in un hotel e l'ho usato in una volta solo, una volta che siamo andati in piscina avevamo bisogno di avere dei campioncini di shampoo, non tutto il flacone. Ha una buona profumazione e che dire, il classico bagno schiuma che si trova negli alberghi. Ecco qui ragazze, i miei prodotti terminati sono finiti. Spero di avervi dato dei consigli utili per i vostri acquisti. Se il video vi è piaciuto mi lasciate un bel like, potete commentare, potete iscrivervi al mio canale e se vi fa piacere ci vediamo nei prossimi video. Ciao!